Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di purificazione d'aria e lo facciamo in compagnia di lui, il Proscenic A9. Un dispositivo per purificare l'aria che ho acquistato quando era in Black Friday, perché comunque lui ha un costo attualmente su Amazon di circa 200 euro. Con il Black Friday io l'ho pagato 129 euro, quindi era, diciamo, molto scontato in quel periodo, ed era un prodotto che già stavo tenendo d'occhio, quindi l'ho acquistato. Poi ovviamente ho aspettato tutto questo tempo per provarlo bene, per capire bene come funzionasse, per poi portarvi la mia recensione di lui sul canale. Ma direi di non perdere altro tempo e iniziamo a vedere com'è questo Proscenic A9. Ed ecco qua il nostro purificatore d'aria. Lui ha dimensioni abbastanza importanti, come vedete, perché comunque è un purificatore che è per ambienti molto grandi, almeno in questa versione. Poi c'è una versione più piccola per ambienti più piccoli. Lui è in grado di purificare 460 metri cubi all'ora ed è adatto per ambienti fino a 90 metri quadri, quindi capite che è per ambienti belli importanti. I materiali, ragazzi, sono davvero ottimi, le plastiche, tutto di qualità secondo me, per un prodotto che comunque non costa uno sproposito. Ovviamente non state acquistando un purificatore d'aria da 700 euro, sia chiaro, state acquistando un purificatore d'aria che ha il giusto rapporto qualità prezzo. Secondo me lui lo ha davvero. Qua abbiamo un display che ci dà le informazioni necessarie per un purificatore d'aria, come vedremo tra poco quando andremo ad avviarlo, mentre qua sopra abbiamo i tasti, che sono tasti sensibili, quindi non sono meccanici, sono tasti che funzionano andando ad appoggiare solamente il dito, che ci danno le funzioni principali. Quindi abbiamo il tasto per il blocco sicurezza dei bambini, il tasto di programmazione, il tasto d'accensione, il tasto per far funzionare la velocità delle ventole e il tasto per rendere il dispositivo automatico o manuale nel suo funzionamento. Nella confezione che avete visto all'inizio troviamo lui più il manuale di istruzioni, questo è quello che c'è tutto all'interno della confezione, e ovviamente dietro nella parte posteriore abbiamo quello che è il cuore del purificatore d'aria, cioè il filtro EPA. Adesso lui suona perché ho aperto lo sportello. Vedete che è azzurro perché la Proscenic ci dà la possibilità di utilizzare il purificatore d'aria con vari filtri. Loro ci danno 5 possibilità di filtro. Nella confezione troviamo quello azzurro, che è quello, diciamo, più a 360 gradi, che riesce a gestire varie tipologie di filtraggio, ma ovviamente meno mirate ad una sola tipologia, mentre gli altri 4 colori sono più mirati ad un determinato tipo di filtraggio. Con questo, diciamo, filtro azzurro che c'è incluso in confezione, riusciamo a filtrare la polvere, gli allergeni, i virus, i batteri, l'odore del fumo delle sigarette, l'odore animale se abbiamo degli animali in casa, l'odore da cucina quando facciamo diciamo dei mangiari molto puzzolenti, e la muffa. Questo è quello che riesce lui a coprire con questo filtro. Come vi ho detto, è una copertura ampia. Se invece volete avere una copertura più mirata, più precisa per un determinato tipo di filtraggio, allora dovete passare sull'acquisto dei filtri di altri colori. Quello di colore bianco per la polvere, quindi per chi è allergico alla polvere sarebbe più opportuno acquistare quello bianco. Poi abbiamo quello viola, che è un antibatterico, quindi in ambienti con dei batteri l'ideale sarebbe quello viola. Poi abbiamo quello verde specifico per l'odore animale, e poi abbiamo quello nero che è specifico per i gas nocivi. Quindi in base alla situazione e l'utilizzo che dovete fare andrete a scegliere se acquistare o meno un filtro aggiuntivo. Mi raccomando, se andate a acquistare questo purificatore, il filtro che trovate all'interno già installato nel purificatore è avvolto in un sacchetto trasparente sigillato, quindi mi raccomando, togliete il sacchetto trasparente e poi fate partire il purificatore, perché magari uno che arriva, mette la spina, accende, ma il filtro è sigillato in un sacchetto di plastica trasparente. Non ci tengo a precisarlo perché magari uno non ci pensa. Poi ovviamente lui, essendo un prodotto tecnologico, si può connettere tranquillamente tramite la sua applicazione Proscenic, come vedremo tra poco, alla nostra rete wifi, quindi potremo controllare tutto quello che abbiamo nei tasti qua sopra direttamente dall'applicazione, quindi sia accenderlo che spegnerlo, che mettere il blocco bambini, che mettere la programmazione, che farlo partire sia in manuale che in automatico, che la velocità delle ventole. E se anche questa
questa parte smart non dovesse bastarvi, c'è la possibilità di collegarlo sia a Google Home che ad Amazon Alexa, però in quel caso è solo per poterlo accendere e spegnere tramite i nostri dispositivi che vi ho appena citato. In questa prova, oltre a vedere il suo funzionamento, ho collegato il purificatore d'aria ad una presa smart che controlla i consumi, quindi vedremo anche il suo consumo reale mentre lo utilizziamo, perché comunque il purificatore d'aria è un dispositivo che deve andare tante ore, non è che può andare 5 minuti e basta, cioè se abbiamo poi ambienti grandi deve andare tante ore, quindi è importante anche sapere quanto consuma, soprattutto al giorno d'oggi. Lo è sempre stato, ma al giorno d'oggi, come sapete, è ancora più importante. Lui è trasportabilissimo perché comunque ha un peso, come vedete, non eccessivo, quindi lo si sposta tranquillamente da una stanza all'altra se c'è la necessità, senza nessun problema. E finalmente, detto questo, è arrivato il momento di testarlo. Per accenderlo basta appoggiare il dito nel tasto qua in mezzo centrale, inizia a fare, vedete, una scansione, fa una sorta di analisi di quello che è l'aria in questo momento, poi parte la ventola, adesso sta partendo in maniera decisa ma è solo all'inizio, quando fa, diciamo, l'avvio, poi ovviamente si stabilizza. Lui adesso è impostato in automatico, quindi fa questa analisi appunto perché è in impostazione automatiche. Una volta che fa l'analisi del PM2.5, cioè la particella che lui deve filtrare, perché il tipo di particella che lui deve filtrare è il PM2.5, che è quella particella che è, diciamo, nociva per il nostro organismo. Vedete che adesso si è già stabilizzato, quindi ha abbassato al minimo quello che è la ventola che butta fuori l'aria, che è qua sopra, perché comunque lui pesca l'aria da qua e da dietro e la butta fuori da sopra. Ok, adesso abbiamo qua l'aria molto pulita perché abbiamo 13, e poi lo capiamo anche dal fatto che abbiamo questa barretta che in questo momento è verde. Questa barretta verde ovviamente andrà a cambiare colore nel caso si superasse una determinata soglia. Quali sono queste soglie? Da 0 a 50 avremo la linea verde, da 50 a 100 avremo la linea gialla, da 100 a 150 avremo la linea arancione e da 150 a 200, cioè il massimo dell'inquinamento dell'aria che avremo nella nostra abitazione, sarà da 50 a 200. In questo momento, come vedete, è a 12, quindi è nella soglia tra i 0 e i 50 e la linea è verde. Qua sotto abbiamo il simbolo del wifi, perché comunque lui in questo momento è connesso alla rete wifi, come vi ho detto, infatti tra poco vi farò vedere l'applicazione. E una cosa che non vi ho detto, che oltre ad avere le 4 soglie di segnalazione dell'inquinamento dell'aria che abbiamo, lui è in grado di filtrare particelle fino a 0,3 micron, perché il filtro EPA che ci viene dato in dotazione è un filtro EPA H13 in 4 strati. Cosa vuol dire? Che il primo strato sarà un filtro di prefiltraggio, poi abbiamo il filtro EPA H13, dopodiché abbiamo un filtro ai carboni attivi e infine abbiamo un quarto strato di filtraggio che è uno sterilizzante agli ioni d'argento. Il filtro, quando raggiungerà le ore massime di utilizzo, ci verrà segnalato sia dal appunto ProScenic nel suo display che dall'applicazione, quando appunto sarà arrivato il momento di sostituirlo, perché ha raggiunto il numero massimo di ore in cui il filtro è idoneo a lavorare. Adesso volevo farvi vedere l'applicazione, come funziona, e poi lo andiamo a testare in un paio di situazioni. Vado ad aprire l'applicazione ProScenic, bisogna ovviamente registrarsi, sono già registrato, vedete che ho già il dispositivo visibile, perché andando a cliccare sul tasto più in alto a destra vado ad aggiungere qual è il mio dispositivo ProScenic che voglio andare ad installare nella sua applicazione. In questo caso, vedete, è il mio ProScenic A9, abbiamo la scrittina verde che è online, ci clicco sopra e vedete che qua abbiamo tutte le informazioni e le possibilità di comando che abbiamo sulla nostra macchina. Quindi vedete che abbiamo la pulizia dell'aria, poi abbiamo i metri cubi di pulizia d'aria, abbiamo acceso ho spento la ventola, vedete, su auto perché è in automatico. Comunque lui sta andando al minimo perché vedete che l'aria adesso è pulitissima e sentite che il rumore è praticamente inesistente, il microfono è qua, quindi anche se lo si deve utilizzare di notte è davvero molto molto silenzioso. Poi abbiamo evidentemente, come avete visto, il programma, il timer, luci spente se vogliamo spegnere il display così di notte non ci dà fastidio, o il blocco bambini che andrà a bloccare appunto tutti i tasti sopra del nostro dispositivo, perché così un bambino non possa andare ad accedere ai comandi. Questo è quello che abbiamo nell'applicazione, ma adesso, prima di testarlo, volevo provare anche a farvi vedere quanto consuma un dispositivo di questo tipo. Quindi vado ad aprire l'applicazione della mia presa smart e
Guardate adesso il consumo attuale, quindi veramente bassissimo il consumo, cioè questo dispositivo può andare davvero tante ore e non vi influirà assolutamente niente sulla bolletta. Diciamo che il consumo è davvero bassissimo. Ci tenevo appunto a farvi vedere questa cosa perché comunque al giorno d'oggi è importante sapere cosa consuma un dispositivo elettrico, e questo dispositivo, ragazzi, consuma davvero davvero poco. Ovviamente quando le ventole aumenteranno di prestazione aumenterà di qualcosa, però di base i consumi sono davvero molto molto bassi. Quindi spero di aver chiarito a tanti di voi che avevano magari il dubbio sui consumi quanto può consumare un purificatore d'aria. Però è arrivato il momento di fare qualche test. Allora, io lo uso spesso in cucina quando magari facciamo dei mangiari che tendono a bruciarsi o a fare qualche odore, tipo le bruschette che magari tendono un po' a bruciare, a fare quell'odore di pane bruciato. L'ho usato in quella situazione tanta tanta roba perché ci tiene davvero pulita l'aria da quello odore di bruciato che sì, la cappa aspira, ma che non è abbastanza per andare a limitare l'odore di bruciato che poi si sparge per la casa. Soprattutto nel mio caso che ho la cucina aperta verso la sala, potrebbe diventare fastidioso, e in questo caso, ragazzi, devo dire che funziona davvero molto bene. Ma una prova che ci tenevo a fare adesso, perché sicuramente tanti potrebbero acquistare questo prodotto per questo motivo, cioè il fumo delle sigarette, perché ovviamente potrebbe dar fastidio a tanti avere il fumo in casa delle sigarette, soprattutto se ci sono bambini o persone che non fumano. Quindi mettiamo qua una sigaretta accesa e vediamo come si comporta il Proshenic A9. Ho messo qua la sigaretta, il fumo inizia a entrare nel purificatore, guardate come è già salito, siamo a 151 rispetto ai 12 iniziali, 178, è vero che adesso la sigaretta è molto vicina, l'allontano un po', è diventato rosso, siamo a 192, e sentite che la ventola ovviamente ha aumentato. Vediamo i consumi in questo momento del dispositivo con la ventola che va a manetta mentre sta purificando l'aria a questa velocità. Adesso la sigaretta sta abbassando un po' il fumo, avvicino un po' per farvi vedere. Proviamo a far aumentare un po' il fumo della sigaretta per vedere ancora il risultato. Guardate adesso che il fumo è riaumentato. Guardate, 219, cioè sta ciucciando come se non c'è domani, sta filtrando tantissimo, perché comunque per lui in questo momento c'è molto PM2, sta facendo veramente il massimo. Però sentite che anche al massimo il rumore non è fortissimo, e al massimo ci va poco, perché vedete che adesso sta già diminuendo, siamo a 128, perché comunque il fumo della sigaretta si sta abbassando. E questo, ragazzi, è per farvi vedere appunto per chi fuma che quanto riesce a filtrare. E una cosa che mi piace fare quando faccio questi test è anche sentire l'aria poi che esce da sopra, cioè quella filtrata, se ha l'odore di quello che entra, e devo dire che l'odore un pochino c'è, ma è leggerissimo, non è zero, non è zero, però ci va molto molto vicino, non è assolutamente paragonabile a quello che abbiamo normalmente nell'aria. Adesso vedete come si sta abbassando tantissimo, vado a spegnere la sigaretta. Adesso lui si è fermato a 42, quindi possiamo fare un altro test. Un test che volevo farvi è un test più chimico, un test fatto con l'austro, perché non sembra, ma questo prodotto, se lo spruzziamo, veramente lui rileva delle particelle nocive per il nostro organismo, delle particelle PM2.5, quindi le va a filtrare in maniera decisa, perché ovviamente lui sente l'odore qua dove lo spruzzo, e ce n'è tanto, tutto compattato in quest'area, e vedrete come si comporta. Quindi spostiamo la sigaretta e andiamo a spruzzare l'aust. Guardate che inizia a salire, siamo a 75, siamo già diventati gialli, siamo arancio, inizia a spingere con la ventola perché comunque sente appunto le particelle chimiche da filtrare. Siamo a 113, quindi sta già purificando di brutto, perché siamo nell'arancio, dopodiché passeremo al rosso se dovesse andare oltre i 150, ma normalmente con l'aust non va oltre i 150. E anche di questo voglio sentire se l'aria che esce sa di aust o è pulita. No, l'aust non si sente, rimane molto pulita. La sigaretta si sentiva leggermente, questo non si sente minimamente, perché comunque ricordatevi che state acquistando un prodotto che a prezzo pieno costa 200 euro, non state acquistando un prodotto da 700 euro. Quindi mi raccomando, fate sempre la giusta valutazione di confronto e paragone tra prodotti e prodotti e prezzi e prezzi, ma nella sua fascia di prezzo secondo me è davvero un prodotto fantastico, sia per filtraggio che anche per i metri cubi
e i metri quadrati che riesce a gestire. Come vi ho detto, c'è anche una versione A8 più piccola, quindi ovviamente più adatta per ambienti più piccoli. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di questo prodotto, il Proscenic A9, un prodotto che ho acquistato io nel Black Friday come vi ho detto, e quindi ci tenevo a portarvelo sul canale perché l'ho trovato molto valido nella sua fascia di prezzo, avete trovato il video utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arrivano sul canale, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, anche di lui se Amazon dovesse metterlo in offerta ve lo segnalerò sicuramente, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!